Allora, fratesi, qual è l'umore vostro per la vicenda, insomma, che vi ha visto coinvolti negli ultimi giorni? L'umore è duplice. Da una parte abbiamo la contentezza che comunque un'amministrazione riscopra il periodo medievale e voglia parlare nella città e quindi per noi è una soddisfazione. Dall'altra parte l'umore è la tristezza di non essere stati coinvolti in un progetto per il quale noi siamo nati per questo, quindi per promuovere la storia medievale di Malatesta, e chiaramente non l'abbiamo inventata noi, ma la sosteniamo e la vogliamo portare avanti. Avremmo potuto offrire laboratori, avremmo potuto offrire tante cose che non sono soltanto spettacoli. Non è una questione di soldi, ribadiamo questo concetto, ci tenete a farlo presente. No, non è una questione di soldi, la Pandolfaccia è chiaro, si sostiene con i contributi che riceve da quando fa gli spettacoli, ma per la nostra città abbiamo dimostrato di aver fatto tante cose anche senza soldi. Ecco, molti si stanno chiedendo se a questo punto il Palio delle Contrade, che avete portato avanti con tanta forza, con tanta voglia, è a rischio, non è a rischio, qual è il termometro? Il Palio delle Contrade è in difficoltà come ogni anno, quest'anno sicuramente ancora di più, perché comunque le normative sono sempre più stringenti e comunque il nostro lavoro è sempre più gravoso. Quindi è chiaro che finché non c'è qualcuno che ci sostiene, che possa un attimino aiutarci in questo progetto, che ha tante sfaccettature e può crescere ancora mille volte di più, noi siamo in seria difficoltà. Quindi il Palio, come ogni anno, quest'anno ancora di più, è in dubbio. Chiaro, ci dispiacerebbe, perché la crescita del Palio, grazie a tutti quelli che ci guardano, tutti quelli che vengono, è esponenziale, sempre di più le persone vogliono venire, ci chiedono e piace questo evento, però è chiaro che siamo arrivati a un punto che non è più sostenibile. Per una città che molla c'è una città che prende, perché vi siete rivolti alle città limitrofe per organizzare qualcosa che vi sta a cuore, e pare che l'accoglienza sia stata ottima. Beh, la verità è che a maggio abbiamo ospitato lo scorso anno la parata degli sbandieratori a Fano, l'evento più piccolo della Lega Italiana Sbandieratori. L'assessore Marchegiani, in maniera molto lungimirante, ha chiesto al Presidente nazionale di portare la parata maggiore. Purtroppo non è stato possibile, perché comunque con i prezzi che noi proponevamo gli albergatori di Fano non ci stavano in questi prezzi, e quindi ci siamo rivolti a Pesaro e a Senigallia, ed entrambi ci hanno accolto a braccia aperte, sia le amministrazioni che gli albergatori. Quindi a settembre ci sarà la parata nazionale della Lega Italiana Sbandieratori, quindi dai 500 ai 700 sbandieratori, e si svolgerà a Pesaro. L'abbiamo ufficializzata domenica.